each man, in all men, at home, in each man. She can see, she can see, she can see, whatever. I know what you I mean, don't know, what but I don't know, but I can tell you, so you will. All men, in each man, can she see, whatever, you mean the world, but I don't know it, but I can do you, so you will have to tell me all. Hello. This is G. Clark and Dillard. Dillard? Yes, Dillard. I'm Derek Shulman. And I'm the singer. Io sono Derek Shulman. Canto e suono anche il sassofono e qualche volta la chitarra basso. Sono uno dei fondatori del gruppo. And I was one of the original founder members of Gentle Giant, Gary Green. Bring on the dancing girl. Come on, I'd like to present you with this rock. I've got to be serious. You don't have to be. Oh, the chair, boy. Well, I'm Gary Green, I play guitars. Io sono Gary Green, suono tutte le chitarre, le percussioni e vari altri strumenti. Entrai nel gruppo nel 1970, proprio agli inizi. Go on, Johnny Bennett. My name is John Giovanni Patrick Withers. Or Giovanni Catastrophe. Io sono John Patrick Withers, batterista e nient'altro. And nothing else. Nothing. And I'm Ray Shulman. Io sono Ray Shulman, fratello di Derek, suo fratello. Suono il violino, la tromba, il basso e molte altre cose. Anch'io sono uno dei fondatori del gruppo. Guitarist Maximus? Trumpet? And you're an original member as well? I'm an original member as well. Ah, I'm not an original member. No, he's not. He's not. He's not. Back in. But we were. Back in. He joined. 2 years ago. I joined 3 years ago. And my name's Kerry Minear and I play keyboards and I was there at the beginning. Io sono Kerry Minear, suono tutti i tipi di tastiere. E anch'io facevo parte del nucleo originale del Gentle Giant. Tra l'altro suono anche il violoncello e sto attualmente imparando a suonare l'oboe, almeno circa. I'm learning the oboe, I'm trying very hard. Thank you. Thank you.
Quando avete cominciato a suonare insieme? All'inizio del 1970. Per divertimento o con l'intenzione di diventare professionisti? Gentle Giant. In Gentle Giant, the idea was very much. Con i Gentle Giant? Sì, l'idea fu mia e di Ray. Entrambi venivamo da un altro gruppo abbastanza famoso in Inghilterra, con il quale eravamo anche entrati nelle classifiche specializzate. Ma la musica che suonavamo era troppo leggera per i nostri gusti. Non ci piaceva, robaccia. Ad un certo punto decidemmo di lasciare quel gruppo e ci mettemmo alla ricerca di altri musicisti con idee simili alle nostre. Trovammo quasi subito Kerry, che era appena uscito dall'Accademia Reale di Musica, laureato in composizione. Lui stesso ci spinse a cercare strade nuove. Decidemmo di seguire i suoi consigli e cercammo un chitarrista. Dopo 3 mesi, durante i quali ne provammo più di 40, conoscemmo Gary, che si disse felice di collaborare con noi. È bravissimo. Yeah, who was the first person to actually ask to tune up? And we thought, well, he's fine. He'll do. And we went through a couple of drummers. Anche per quanto riguarda la scelta del batterista, non fu facile. Nei primi anni di attività ne provammo molti, ma senza grandi risultati, fino alla realizzazione di Octopus, l'album che vide con noi John Withers. John si aggiunse a noi pochi giorni dopo aver lasciato un altro gruppo ed è ancora con noi. Inizialmente i Gentle Giant volevano sperimentare una nuova musica, vedere cosa sapessero fare, rendersi conto dell'effettiva validità di ciascuno. Pensate che la vostra musica sia recepibile dal grosso pubblico o dedicata solo agli intenditori? Quando siamo in sala d'incisione, pensiamo soprattutto a piacere a noi stessi. Non c'è pubblico e suoniamo solo per noi. Se ciò che facciamo è davvero buono, proseguiamo sulla nostra strada. Se poi il disco piace anche a chi lo vede in negozio, bene. Altrimenti è un problema loro, non nostro. That's their problem. Fortunatamente oggi i nostri dischi stanno ottenendo un buon successo in America, in Europa e anche in Gran Bretagna. Quindi ora la nostra musica va verso la massa.
Gli inizi non sono stati facili per noi. Molti pensavano che le nostre idee fossero troppo strane. Ma ora, dopo anni, si dice che i Gentle Giant fanno la musica giusta, la sentono veramente, sanno quello che fanno. L'Inghilterra ha decretato il vostro successo molto tempo dopo l'Italia. Nel campo della musica pop di solito avviene il contrario. Cosa ne pensate? In effetti ciò è molto strano, comunque ne siamo contenti. In Italia è iniziata la nostra scalata al successo, poi siamo diventati popolari nel resto dell'Europa continentale. Solo molto tempo dopo abbiamo avuto qualche riconoscimento anche in Gran Bretagna, ma è logico perché il nostro paese è ancora molto conservatore e pochi nostri conterranei credono a ciò che leggono su questi giornali. Gli inglesi pensano che non sia vero niente, credono che in tournée vengano pochi appassionati. È importantissimo che la gente abbia la possibilità di vederci. Charlton Bridge. Look, do you see the man who is poor but rich? What do you wish and where do you go? Who are you? Where are you from? Will you tell me your name? Tell me your name, rest a while. Call me a friend. Please stay with me, I'd like to help. Can I speak when I'm dry? My throat is burning. So bring me aid and answer your call. Answer your gremlin need. I'd like your help. Please take me home. I'll stay with you. Thank you.
pubblico italiano ama molto i gruppi rock inglesi, in particolare il vostro. Ma quale tipo di musica italiana potrebbe piacere agli inglesi? Conoscete qualche nostro gruppo? Sì, esistono alcuni vostri gruppi che potrebbero dare fastidio a quelli inglesi. Il più conosciuto ora è la premiata Forneria Marconi. Verdi è popolare, Scarlatti, Volare, Un Sole Mio. Comunque è molto difficile per un gruppo italiano o europeo affermarsi da noi, perché il mercato inglese è già ricco di buoni gruppi. Gli unici vostri musicisti che abbiano ottenuto qualche buon risultato sono stati i ragazzi della PFM. In Italia, in questo momento, esiste il problema del costo dei biglietti per assistere ai concerti. Molta gente non vuol pagare e molti concerti vanno a monte. Cosa ne pensate? Tutti quelli che pretendono di assistere ad un concerto senza pagare devono rendersi conto che la maggior parte dei gruppi ha una strumentazione che vale una fortuna, che deve uscire dalle tasche dei musicisti, senza contare le luci, le paghe dei tecnici e dei managers. Inoltre l'artista deve pur mangiare, pagare l'albergo, quindi se non guadagna non può fare spettacoli. Chi viene a vederci deve capire i nostri problemi. Devono pagare il biglietto, altrimenti non mangiamo né possiamo tornare più a suonare qui. In fondo non possediamo Rolls Royce o Ferrari, non facciamo questo lavoro per arricchirci. Ci piace solo fare della buona musica. Però bisogna che la gente paghi, altrimenti nessun gruppo inglese o americano verrà più in Italia. Se il vostro bilancio economico è pari, come vivete e fate fronte agli imprevisti? È logico che dobbiamo guadagnare per vivere e non credo che quelli che vogliono entrare gratis ai concerti accetterebbero di lavorare gratis. Non capisco simili pretese. Dobbiamo vivere anche noi. Che importanza date alla scenografia durante i concerti? Which is the part of stage act? Which plays the most important part? Sia la musica che la scenografia hanno la loro importanza, ma la prima logicamente occupa un posto di preminenza. Qualunque movimento o effetto di luce viene realizzato in funzione della musica. And the stage show comes afterwards. All the effects, the lighting, the props, the movement. These come after the music, and they're supposed to enhance just whatever the music suggests. Un gruppo è una piccola società, ma se capitasse che un grande musicista chiamasse uno di voi al suo fianco, che ne sarebbe del gruppo? Ognuno di noi ha già ricevuto offerte da parte di altri artisti. Kerry, per esempio, è stato contattato da artisti americani per scrivere dei pezzi, ma abbiamo deciso di non fare alcun lavoro al di fuori del gruppo, almeno per ora. Ci hanno perfino offerto di lavorare nel mondo del cinema, ma non ci sembra il caso di allargare troppo i nostri orizzonti. Vogliamo dedicarci esclusivamente ai Gentle Giant. Thank you.
Stay was as sound as the world, when the night faithfully their vow.